qualcuno è ormai defunto anche da poco, bravissimo, però quella di Antonio è una caratteristica un po' particolare, perché Antonio viene un pochettino contestato a volte. Ah sì? Senti che questo è interessante, le do il microfono perché non si sente. Venga più avanti. Come ha spiegato lui, come ha spiegato Antonio, lui non scrive esattamente l'algherese parlante e non scrive il catalano parlante, e scrive il catalano, diciamo, scrive un catalano classico che ha delle varietà sui termini e su accenti e su deformazione di vocaboli dalla lingua parlata, perché la lingua parlata subisce l'influsso continuo dell'inflazione, dopo più che inflazione dell'influenza dei dialetti dei paesi vicini, e quindi oggi l'algherese, parlare l'algherese non è tanto difficile, però a volte la terminologia viene un pochettino costruita ad hoc. Uno si crea una parola per dire, un termine per dire una parola che in algherese non esisteva, ecco, quindi la dice in italiano tradotto. Antonio cerca di essere un po' purista in questo, cerca di usare il catalano, e questo per quanto riguarda. Per quanto riguarda la, invece, aveva fatto riguardo al lavoro, quindi che cosa aveva fatto prima. La sua poesia è legata a un mondo contadino, perché le sue origini sono contadine. Se vogliamo fare una cosa, la poesia di Canus si accosta alla poesia antica latina di Catullo, cioè dove veniva elogiata la vita della terra, la vita dei campi, il lavoro dell'uomo. Lui è un intimista, racconta oggi quelle sensazioni che ha accumulato nel tempo da ragazzo e che oggi ha sentito la necessità di esprimere. Non vuole essere né una presentazione né una critica, ma ne ho approfittato per chiarire un po' il problema della lingua. Grazie. Sì.